10 del libro di Giosuè, e se invece di Yahweh ci mettete il nome Mugabe, sapete il dittatore attuale che pratica, è esattamente la stessa cosa, pulizia etnica. C'è scritto più volte, capitolo 10 Giosuè, dopo aver conquistato quella città lì, uccideteli tutti, comprese le donne, i bambini e gli anziani. È scritto 5 volte solo nel capitolo 10 di Giosuè. Se vogliamo leggere un attimo gli ultimi, no, adesso i versetti tutti, non leggiamo gli ultimi 3 versetti. Quindi il 40. Sì, esatto, sì. E per cortesia con un timbro di voce un po' più alto. Giosuè dunque batté tutto il paese, la contrada montuosa, la regione meridionale, la regione bassa, le pendici e tutto il loro re. Non lasciò scampare nessuno, ma votò allo sterminio tutto ciò che aveva vita, come il Signore, il Dio di Israele, aveva comandato. Come Yahweh, l'Elohim di Israele, aveva comandato. Va bene il volume? Sì, grazie. Così Giosuè li batté da Kadesh Barnea fino a Gaza e batté tutto il paese di Goshen fino a Gabaon. Giosuè prese in una volta sola tutti quei re e i loro paesi, perché il Signore, il Dio di Israele, combatteva per Israele. Poi Giosuè con tutto Israele tornò dall'accampamento di Gilgal. Ok, allora lì c'è il resoconto di dire: in tutto quel territorio lì che va da Kadesh Barnea, li abbiamo ammazzati tutti, come ci ha ordinato lui, che è l'Elohim nostro. Ma questa roba qui nella Bibbia è ripetuta continuamente. Ma perché non se li ha autoassegnati, visto che non doveva discutere con nessuno? È talmente evidente che bisogna mettersi dei prosciutti incredibili. Libro dei Giudici, capitolo 11. Giudici è non significa quelli che amministrano la giustizia, ma erano gli individui che in momenti di particolare bisogno prendevano il comando di Israele, prima che arrivassero i re, eccetera, eccetera, eccetera. Uno di questi giudici, che si chiama Jefte, sta combattendo contro i Moabiti e gli Ammoniti. Sta discutendo con il re degli Ammoniti e al versetto 24 dice: non possiedi tu quello che Chemos, il tuo Dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che Yahweh ha schiacciato davanti a noi. Ok. Chemosh, come Milcom, è il nome di uno di questi qui. Un nome è questo qui, un altro nome è Chemosh, un altro nome è Milcom. E lì Jefte, quindi il comandante delle forze di Israele, dice al comandante delle forze avversarie degli Ammoniti: voi vi tenete il territorio che il vostro Elohim Chemosh vi ha dato, noi ci teniamo il territorio che il nostro Elohim Yahweh ci ha dato. Chemosh e Yahweh sono uguali. Jefte, il comandante delle forze di Israele, non dice: noi abbiamo più diritti perché a noi Dio ha... No. Yahweh e Chemosh avevano gli stessi poteri. Vi ha assegnato quello, benissimo, tenetelo. A noi il nostro ha assegnato questo e ce lo teniamo. Questo è scritto nella Bibbia con una chiarezza indescrivibile. Non c'è bisogno di interpretare nulla. È scritto così. Non c'è differenza tra questi. Non c'è nessuna differenza. Tra l'altro, da queste cose qui e da questi territori che si contendevano, capiamo anche un'altra cosa, che corrisponde a ciò che vi dicevo prima. Mi ha scritto quella persona della comunità ebraica di Roma dicendo: era il figlio giovane di uno dei capi, doveva farsi le ossa, doveva dimostrare di che cos'era capace. Che lui, assieme al suo collega Chemosh e all'altro collega Milcom, erano tra i meno importanti, perché questi qui si combattevano per dei fazzoletti di terra. Mi scusi, mi dice soltanto cos'era questo? Giudici, capitolo 11, versetto 24 e seguenti. Prego. Cioè combattevano per dei fazzoletti di terra, per strapparseli, mentre i loro capi, quelli importanti, avevano i grandi imperi: Assur, Babilonia, Ittiti, Egitto. Loro si combattevano per dei pezzettini di terra tra di loro, per strapparseli l'uno con l'altro. Allora, tra l'altro, questo Chemosh qui era ovviamente conosciuto
E lì c'è, tra l'altro in quel passo lì c'è uno dei tanti errori dei Masoreti, perché i Masoreti dicono che Chemosh era l'Elohim degli Ammoniti, invece Chemosh era l'Elohim dei Moabiti. E l'Elohim degli Ammoniti era Milcom, ma diciamo che è sfuggito ai Masoreti, va bene così, non è un problema. Poco ci cambia. In una stele del 850 a.C., la stele del re Mesha, re dei Moabiti, che appunto si rifà al suo Elohim che si chiama Chemosh, dice: grazie al nostro Elohim Chemosh noi abbiamo conquistato un certo territorio. Si chiama proprio la stele di Mesha, conosciuta molto bene dagli archeologi. E dice: noi quindi abbiamo conquistato un certo territorio e per conquistarlo ne abbiamo uccisi 7.000. Abbiamo uccisi anche le donne, i ragazzi, le ragazze e le serve, come ci aveva ordinato il nostro Elohim Chemosh. Uguale. È un piccolo racconto che, se fosse preso dalla stele di Mesha e messo dentro la Bibbia, sarebbe uguale a tutti i racconti biblici, dove ci dicono: lì li abbiamo uccisi tutti come ci aveva ordinato Yahweh. Perché questo era ciò che facevano regolarmente. Allora, per questo dico, poi con la filologia possiamo discutere secoli, plurale, non plurale, eccetera, ma allora se ce n'è uno che si chiama Yahweh e un altro che si chiama Chemosh, sono almeno due, ma visto che ce n'è un altro che si chiama Milcom, sono almeno tre, visto che ce n'è un altro che si chiama Baal Peor, sono quattro, un altro che si chiama Baal Safon, sono cinque, un altro che si chiama Baal Zvuv, sono sei. Sei fa plurale, no? O no? Ma questo è nella Bibbia, che avete in casa, non c'è bisogno di traduzioni particolari. Per cui è inutile arrampicarsi sugli specchi per tentare di dire che Elohim è singolare. È inutile. Cioè, io capisco che lo devono fare, però a un certo punto si rassegneranno. Adesso parliamo di sta roba qui. Kavod Ruach. Ci sono domande? Ah sì, solo per finire. Il singolare di Elohim come suona? El. Cioè, quindi Elohim ha pure un singolare, tra l'altro. No. Oppure anche Eloah. Quindi, prego. Tale altre cose, Yahweh ordinava ai suoi di sterminare anche loro, uomini, donne e bambini, quando conquistavano. Sì, proprio nel capitolo 10 di Giosuè, se hai voglia di leggerlo un attimo mentre è, li trovi i versetti. È ripetuto almeno 5 volte in quel capitolo lì. Allora, Kavod Ruach. Questi sono due termini, anche qui, dove, come dire, la ribellione di quelli che non sono d'accordo con me è feroce. Perché Kavod e Ruach indicano, secondo me, i mezzi su cui quelli si spostavano. E le affermazioni sono che, le affermazioni fatte da chi mi contrasta, che Kavod non indica mai un oggetto che si sposta, e che Ruach indica sempre soltanto spirito. Kavod è un termine ebraico che viene tradotto nelle Bibbie che avete in casa con gloria, cioè la gloria di Dio. In ebraico c'è il Kavod di Yahweh. Ruach è un termine che indica vento, quindi massa d'aria che si sposta, e che viene tradotto con spirito, intendendo con questo appunto quel concetto di spirito che poi ognuno ha, perché lì comunque quel concetto di spirito che ognuno ha, non entriamo nel merito. Ah, una cosa, quando io dico che la Bibbia non parla di Dio, non intendo dire che Dio non esiste, eh? Io di Dio non so nulla, sia ben chiaro. Di Dio non parlo perché non ne so nulla. Dei mondi spirituali io non parlo perché non ne so nulla. Dico che quel libro non ne parla, ma il fatto che quel libro non ne parla non significa nulla. Dio può esistere, e se esiste, io dico, per fortuna non ha bisogno di quel libro lì. Il grado di essere la fede. Per fortuna. Quindi, chi ha la sua fede se la tenga stretta, cioè non se la faccia mettere in gioco dalle stupidaggini che dico io.
senso che Dio c'è benissimo, non c'è nessun problema, mai e poi mai mi sognerò di dire Dio non esiste, io non ne so nulla. No, ma poi è una presunzione tipicamente occidentale basare la propria fede, tra virgolette, sul testo solo della Bibbia. Esattamente. Allora, tutti gli altri 6 miliardi di popolazione umana cosa sono? Esattamente. Quindi io racconto un libro. Una regione in alto e tante in basso. Esattamente. Io racconto un libro e con una certa dose di certezza, certa, dico che quel libro non si occupa di Dio. Punto. Ok? Dico che quel libro non si occupa dei mondi spirituali, perché non interessavano certo a Yahweh, di sicuro, su questo non ho dubbio. Allora, Kavod e Ruach, allora ripeto, le affermazioni sono: Kavod non indica mai un oggetto che si muove nello spazio, Ruach indica sempre spirito. Allora, la lingua ebraica è, come si sa, perché così viene detto anche con una certa dose di enfasi, è una lingua polisemica, cioè molte parole hanno più significati. E questa polisemia della lingua ebraica viene utilizzata molto spesso per dire in realtà, quindi, per capire ciò che c'è scritto nella lingua ebraica è necessario avere, insomma, essere quegli esperti che sono quelli che poi si autodefiniscono i detentori della verità e che quindi poi dispensano con grande magnanimità a chi ritengono loro che siano in grado di capirli, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, che la lingua ebraica sia polisemica è ovvio. Volete un esempio di una lingua polisemica come l'ebraico, se non di più? L'italiano. Solo che, siccome sull'italiano non c'è nessun mistero da costruire, nessuno vi vende come grande mistero la polisemia della lingua italiana, perché è normale. Il francese è polisemico, il tedesco, lo spagnolo, l'inglese. Il problema è quando si vogliono prendere le cose che sono lì evidenti, come quelle che vi ho letto prima, anzi che vi ha letto l'amico prima, e le si vuole coprire di mistero, perché l'importante è che non si vedano. Questo è il lavoro che è stato fatto per secoli, coprire di mistero ciò che invece è evidente, sotto gli occhi di tutti. Allora, la lingua ebraica è polisemica, ma Ruach significa sempre spirito. Io ieri pomeriggio avevo bisogno di tirarmi un po' sullo spirito e sono stato a trovare un mio amico. Quindi avevo bisogno di tirarmi sul morale. Sono stato a trovare un mio amico che è uno veramente sempre in grado di farmi ridere perché è un uomo di spirito. Abbiamo passato un bel pomeriggio perché lui ha una grande passione. Distilla lo spirito dalla vinaccia. A me è venuto in mente, mentre vedevo che lui insomma compiva questa azione, che io pochi giorni prima avevo messo via le prugne sotto spirito. Lui gioca a calcetto ed ha veramente la capacità di creare lo spirito di squadra. Vicino a casa sua c'è una vecchia costruzione del 1700 che si dice essere abitata dagli spiriti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 significati diversi della parola spirito. Se noi utilizzassimo il metodo usato da quelli che dicono nella Bibbia Ruach significa sempre spirito, mi verrebbe da dire che quando voi vedete i barattoli dove io ho messo le prugne sotto spirito, voi vedete le prugne sotto niente. Invece le ho messe sotto l'alcol a 95 gradi. E quando lui distilla lo spirito dalle vinacce, vedete uscire quella che conosciamo come grappa. E se parliamo di spiriti, parliamo di fantasmi, che non sono né l'alcol a 95 gradi né la grappa. E se parliamo di spirito di squadra, parliamo di un'altra cosa. E se parliamo del fatto che lui è un uomo di spirito, vuol dire che lui ha una viscomica che fa ridere.